Abbiamo il piacere di ritrovare una cara amica, Luisa Corna. Ciao, come stai? Ciao Claudio, io benissimo, tu? Bene, grazie. Mi fa piacere, ogni tanto ci si risente. Meno male, vuol dire che abbiamo delle news da raccontare e sicuramente ce ne sono di interessanti. Noi ci siamo lasciati un po' di tempo fa con tante belle notizie, però oggi dobbiamo parlare di un nuovo progetto, un nuovo singolo, tra l'altro in lingua spagnola. Sì, esatto, esatto. Ma devo dire che è nato dalla collaborazione con degli argentini, con Natalio Mangalavite, che è questo compositore argentino, pianista veramente molto, molto bravo, e poi con Javier Zanetti, che ha accettato di essere anche nel video, quindi come attore, e l'abbiamo fatto anche per la sua associazione Sai Pupi, che si dedica per, diciamo, per i bambini, per gli adolescenti del Brasile. Ne avrei sentito parlare perché ultimamente ha fatto veramente molte manifestazioni di solidarietà proprio per questa fondazione Pupi. E quindi niente, devo dire che per me è stata un'esperienza nuova poi cantare anche in spagnolo, ovviamente avendo degli argentini mi hanno aiutato nella lingua, ecco, a curare un po' l'accento. Mi vuoi descrivere un po' il testo di questa canzone? Sì, certo, il titolo è Noche in Buenos Aires e quindi parla di questo incontro nella bella Buenos Aires dove tutto può accadere, dove tutto può essere un miracolo, ecco. Parla, diciamo, il succo del testo della canzone è questo, di una noche in Buenos Aires dove si avvolge di questo mistero, di questa magia, ed è una milonga, tra l'altro, la melodia porta proprio a queste note tipiche argentine. Quando ha preso vita questa collaborazione? Ma è successo 6 mesi fa. E devo dire che Javier Zanetti è stato gentilissimo, carinissimo, si è prestato, insomma, ad essere attore all'interno del video e credo che lui non l'abbia mai fatto, diciamo, per un videoclip. E quindi devo dire che è stata un'esperienza veramente molto, molto divertente, molto carina e poi con delle persone veramente di spirito e di grande fascino, e proprio delle belle persone, ecco, anche spiritualmente. E di questo brano poi seguiranno altri, ci sarà un progetto che includerà anche questo? Sì, sì, c'è un progetto, tra l'altro credo tra un mese e mezzo, un paio di mesi al massimo, uscirà un altro singolo, invece un duetto che ho fatto per un brano di Harold Bradley, che è questo cantante soul americano, dove canterò invece in inglese, però diciamo lì è un mio featuring. E poi stiamo naturalmente lavorando all'album e vedremo poi in futuro, non abbiamo ancora deciso quando uscirà, però è un disco un po' diverso dove mi permetto anche, insomma, di spaziare tra appunto lo spagnolo, l'inglese e naturalmente la nostra bella lingua italiana. Cosa ti ha colpito maggiormente di questa canzone? Cosa ti ha affascinato? Beh, naturalmente tutto quello che è il fascino della musica argentina, che devo dire l'ho seguito da diciamo proprio dai tradizionali del argentini, insomma, le canzoni argentine, e poi anche attraverso Paolo Conte che mi ha sempre un po' contaminato e ho sempre seguito con grande attenzione. Devo dire che hanno queste melodie che sono così sofisticate, affascinanti, seducenti anche. Il videoclip è già pronto? Sì, è pronto. Penso che uscirà a breve, guarda, nel giro di una settimana. E mi vuoi anche descrivere questo videoclip in anteprima? Sì, sì, certo, guarda, devo dire è una storia molto carina tra amici, è un racconto di amici che si ritrovano e poi ci sono dei veri ballerini di tango, che naturalmente non sono io, e che ci insegnano un po' ad apprezzare, ecco, questa danza, e quindi io ballo con questo ballerino mentre c'è poi Javier che inizia a ballare con questa insegnante di tango
e poi ci si ritrova tutti insieme nel ristorante di Javier Zanetti, che è il Gaucho, e lì praticamente stiamo tutti insieme con altri amici, si festeggia in questa notte di Buenos Aires. È un video molto allegro. Hai ufficialmente presentato questo brano sulle tue pagine ufficiali Facebook. Sì. E come hanno reagito i tuoi fan? Beh, diciamo, l'ho postato proprio l'altro ieri, devo dire che ho avuto dei consensi piacevoli, anche perché è una cosa un po' diversa. E quindi mi hanno anche chiamato dei miei amici, tra l'altro, che vivono in America, cubani, giocavano un po' sulla mia pronuncia, così, però devo dire che mi hanno fatto, insomma, dei complimenti. È piaciuto, sembra che stia piacendo, ecco. Che cosa sembra? L'hai sentito? È un bel brano che va ascoltato e merita, ovviamente. Grazie. Bailes que bailes que va. Que bailes que va la noche. Luisa, allora parlami anche del tuo futuro. Il mio futuro, diciamo, siamo in tour adesso, il 2 sarò nella zona di Benevento, il 3 a Vicenza, ci sono un po' di date in giro per l'Italia fino ad ottobre, e poi invece ad ottobre riprendo in teatro, il Teatro Manzoni, per il Derby Cabaret, di nuovo per un'altra stagione, tra musica, cabarettisti, è diventato ormai un appuntamento consolidato, è già il terzo anno, e quindi riprenderò anche tutto l'inverno appunto in teatro. Luisa, visto che tra un mese, due mesi circa ci sarà l'album in via definitiva più o meno, se vuoi noi potremmo risentirci e approfondire il discorso. Ma certo, molto volentieri, ti ringrazio. Intanto un grosso in bocca al lupo. Crepi, ti ringrazio, povero lupo, ormai è talmente trattato male. Senti, io ti ringrazio e in bocca al lupo anche a te per tutto e a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie. Un abbraccio, ciao Claudio.